Persone che sono rimaste senza casa, ci fanno pietà molte persone. Stasera so che hanno trovato rifugio nella sede della Casa del Partigiano, ci auguriamo che possano trovare presto una collocazione anche loro nell'esistenza. Molte persone hanno pensato e hanno scritto, hanno sentito che questa sera sarebbe fatta una preghiera contro l'Islam o contro i musulmani. Noi siamo cristiani e non facciamo preghiere contro qualcuno. Da cristiano posso dire che mi auguro che tutte le persone che ancora non hanno riconosciuto la fede possano avvicinarsi, seguendo il pensiero di San Marco. Mi auguro che tutte le genti possano essere evangelizzate. Ma in attesa di quel giorno, ogni confessione è liberissima di pregare seguendo i propri dettami. E proprio seguendo questi dettami, io ci tengo a rimarcare, da persona laureata in teologia, da persona studiosa di religioni, che per il culto islamico non c'è alcuna necessità né di centro islamico né tantomeno di moschea, perché il musulmano, per essere fedele al Corano, ha semplicemente bisogno di un tappeto rivolto verso la Mecca, mentre invece la moschea e il centro islamico non sono altro che luoghi di politica, luoghi dove si fa proselitismo, luoghi dove si tende a ghettizzarsi contro quello che viene chiamato infedele, contro tutte le persone diverse e che non riconoscono Allah come Dio. Molte persone credono e pensano che la moschea non sia altro che la chiesa dei musulmani. Non è assolutamente vero. Il musulmano vive a contatto con la terra, che reputa impura. Per allontanarsi da quel luogo usa un tappeto. Tutto il resto è semplicemente proselitismo politico. Ho invitato chi si sentiva di farlo, di venire dinanzi all'edicola sacra della Vergine. Qualche persona, soprattutto personaggi di quello che viene definito centrodestra di Saronno, si sono sentiti il dovere di dire che io sono una persona di una bassezza infinita, perché strumentalizzo il Vangelo, strumentalizzo il Rosario, strumentalizzo la Beata Vergine Maria. Mi hanno citato il Papa e io cito qualcuno che è ben oltre il Vescovo di Roma, ma è la madre di nostro Signore Gesù. Quando apparve per la prima volta ai pastorelli di Fatima, il 13 maggio del 1917, la Vergine, abbracciando Suor Lucia, gli disse che l'Europa e il mondo avrebbero avuto ancora rumore di guerra, ma che sarebbe presto finita, ma che sarebbe iniziata poi una guerra ancora più forte contro un nemico grandissimo,
e che questo nemico avrebbe distrutto le chiese, avrebbe annientato la religione. Quel nemico era il comunismo, che con Stalin, Lenin e tutte le persone che purtroppo vengono ancora osannate in alcune vie, hanno portato distruzione. La Madonna disse a questi tre orfanelli, questi tre pastorelli, gli disse che in qualunque momento nel quale ci fosse stato pericolo per la nostra fede, pericolo per la nostra terra, sarebbe bastato alzare gli occhi al cielo e recitare il Santo Rosario. Io sono cristiano, non vado in giro a tagliare la testa a chi non è cristiano, non vado in giro a crocifiggere chi non è cristiano. L'unica cosa che posso fare come persona che si occupa di politica è cercare di denunciare alcuni fatti che non mi sembrano chiari. Ma come cristiano l'arma più grande, l'arma più forte è la mia fede, e con la nostra fede posso chiedere soltanto alla Madonna e a Nostro Signore di proteggere la nostra terra in questi giorni di guerra, perché non ci possono essere altre parole che non guerra per definire quello che stanno facendo non persone di minoranze religiose, come qualcuno le ha chiamate. Sono persone che hanno un credo ben definito, sono persone che si chiamano musulmani. L'ISIS è un gruppo di musulmani, quello che un tempo si chiamava Al-Qaeda, che adesso sembra sparito, era un gruppo di musulmani. Sono persone che hanno dichiarato guerra alla nostra vita, hanno dichiarato guerra all'Occidente, hanno dichiarato guerra a chiunque sia cristiano. Se noi facciamo un giro, se qualcuno di voi conosce persone di origine islamica e parlate con loro, loro vi chiamano cristiani. Ciao cristiano, come stai? E non pensate che sia un modo cortese. Sarebbe come se noi le invidessimo e dicessimo ciao musulmano. Se provassimo a farlo noi, provate a vedere cosa succede. A Saronno è stato costruito, e molte persone non lo sanno, è stato costruito e ormai è pronto, uno dei più grandi centri islamici del nord Italia. Costato 2.500.000 euro. Ufficialmente sono 2.500.000 euro usciti dalle tasche dei fedeli saronnesi. Occupandomi di politica vado a chiedere dei confronti, perché a me risulta che la maggior parte delle persone che occupano le case popolari saronnesi siano persone di origine araba, quindi sono persone bisognose. Molti cittadini li aiutano, sentono il dovere di farlo perché il loro cuore gli suggerisce di farlo. Io mi chiedo com'è possibile che siano riusciti a trovare 2.500.000 euro in un anno e mezzo, due anni, per comprare un edificio del genere. Dentro questo edificio, attiguo questo edificio, c'è un capanno che svolge le funzioni di sala preghiera, ovvero di una moschea. Perché la sala preghiera è una cosa, la moschea come minaretto è un'altra, ma all'interno si fanno le stesse identiche cose. Chiesto di capire quale tipo di autorizzazione è stata data, perché la legge italiana, soprattutto le ultime circolari del Ministero dell'Interno, rimarcano che per aprire un luogo di culto servono dei permessi, perché non è che domani mattina io mi compro un terreno e posso costruire una chiesa, servono dei permessi. A me risulta, e chiedo qualcuno che mi smentisca, ma finora non l'ha fatto nessuno perché è così, a me risulta che lo spazio di via Grieg, dove sorge questo edificio, non preveda il culto. Sia stato chiesto il permesso per costruire un edificio di attività culturali. Allora com'è possibile che all'interno è stata costruita una sala preghiera? Io questa cosa la chiedo al sindaco, gli chiedo di verificare l'esattezza di questa mia affermazione, che potrebbe essere errata, ma a catasto risulta così, i permessi di costruzione sono per un edificio culturale. A casa mia cultura è una cosa, preghiera è un'altra.
Ho detto di trovarci qua per pregare. E io voglio chiedere l'intercessione della Vergine, dei Santi, chiedendo di pregare per le anime di James Foley, di Steven Sotloff, giornalisti americani, decapitati da persone che rimarcano che sono in guerra contro i cristiani. Io di pregare per David Haines, un cooperante, una persona che è andata in quei paesi chiedendo di portare aiuto per queste persone. Lui ha portato aiuto e in cambio ha ricevuto un coltello alla gola che davanti ai suoi figli ha fatto rotolare per terra la sua testa. Io chiedo una preghiera per le ragazze Yazidi, che sono dopo più di un mese ancora nelle mani di questi assassini che fanno riferimento a Boko Haram, un capo islamico. Qualcuna di loro ce l'ha fatta comunicare con l'esterno, ha raccontato che vengono stuprate e torturate ogni giorno, sino a quando non dichiarano di essersi convertite all'Islam e fino a quando non sputano contro il crocifisso. Io chiedo una preghiera per gli oltre 700 bambini cristiani, iracheni, uccisi, e per tutte quelle persone che i giornali non ci raccontano, perché non lo sanno, perché comunque alla fine la cronaca è sempre quella, perché c'è una guerra in atto contro chi porta il segno di Cristo sulla fronte. E mentre c'è questa guerra, sulle nostre coste, ogni giorno arrivano migliaia e migliaia di persone, tanti sono disperati veri, tanti utilizzano la nostra legge che consente un periodo di circa 6 mesi per verificare o meno se queste persone siano realmente profughi o meno. Qua a Saronno abbiamo visto una realtà, sono arrivati, il sindaco ha chiamato a raccolta con urgenza al buon cuore di tutti i saronnesi perché accogliessero 2 famiglie di presunti profughi. Sono state messe a disposizione immediatamente, nel giro di poche ore, 2 case comunali, sono stati nutriti, vestiti. Di notte queste persone sono scappate, sono andate in Germania perché non erano profughi, erano semplicemente degli immigrati clandestini. Tante altre persone vengono nel nostro paese, si radicalizzano qua e piano piano chiedono questi centri islamici. Si era chiesto, il Ministero dell'Interno aveva chiesto che all'interno di queste moschee che ci sono nel nostro paese fossero aperte e fossero accessibili anche agli abitanti dei vari paesi, gli abitanti delle città dove vengono aperte. E soprattutto si chiedeva che la predica del venerdì venisse fatta in italiano, perché molto spesso questi che vengono chiamati imam, che non sono persone che hanno fatto uno studio teologico come può capitare per i cristiani o per altre confessioni, sono persone che vengono elette dall'assemblea popolare e queste persone qui si fanno portavoce del Corano e dei vari dettami. Sono tantissime le persone che hanno fedi diverse da quella cristiana, che sono delle bravissime persone, per carità, ma sono anche tantissime le persone che si lasciano facilmente condizionare, perché mentre noi cristiani, mentre per noi occidentali essere cristiani è la nostra religione, essere italiani è la nostra vita. Per le persone islamiche essere islamici vuol dire essere islamici. Punto. Non sono italiani, non sono francesi, sono islamici. Col massimo rispetto mi accingo a leggere alcune sure del libro sacro all'Islam. Corano 2.191, parlando degli infedeli, come infedeli si identificano tutte le persone non islamiche. Uccideteli ovunque li incontriate e scacciateli da dove vi hanno scacciati. La persecuzione è peggiore dell'omicidio, ma non attaccateli vicino alla Santa Moschea fino a che essi non vi abbiano aggredito,
se vi assalgano, uccideteli. Questa è la ricompensa dei miscredenti. Corano 4,89. Vorrebbero che foste miscredenti come loro, e allora sareste tutti uguali. Non sceglietevi amici tra loro, finché non emigrano per la causa di Allah. Ma se vi volgono le spalle, allora afferrateli e uccideteli ovunque ritroviateli. Non sceglietevi tra loro né amici né alleati. Corano 4,91. Altri ne troverete che vogliono essere in buoni rapporti con voi e con la loro gente. Ogni volta che hanno occasione di sedizione vi si precipitano. Se non si mantengono neutrali... Possiamo andare avanti. Avanti per molto tempo leggendo questo testo, che io col massimo rispetto per la libertà religiosa mi sono permesso di legge. Lo ripeto, noi siamo cristiani, abbiamo il dovere di impegnarci nella nostra vita, in tutte le cose che facciamo, per cercare di onorare la nostra vita con le nostre azioni, non piegandosi, non comportandosi come si comportano altre persone. E da cristiani l'unica cosa che posso fare e pregare perché Saronno, perché l'Italia e l'Europa intera siano protetti. Per questo io, invocando la Beata Vergine dei Miracoli, protettrice di Saronno, gli affido con tutta la forza della fede e della preghiera, gli affido al cuore della Vergine, glielo consacro, il destino di Saronno, in particolare della zona di Via Grieg, che consacro al cuore immacolato di Maria, affinché diventi un terreno benedetto nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Preghiamo, in nome dei Padri e Figli e Spiriti Santi. Adoremus in eternum Santissimo Sacramento. Adoremus in eternum Santissimo Sacramento. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sic in cielo et in terra. Panem nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic ut et nos dimittimus debitorum nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberas nos a malo. Amen.